Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo di nuovo qui con Francesco, bentornato. Grazie, grazie. Oggi ci troviamo a Pordenone, nella regione del Friuli Venezia Giulia, che è la nostra regione, no? A quanto pare, a quanto pare. Lui di Pordenone, io invece Triestina. Quindi oggi ci troviamo nella parte del Friuli, mentre Trieste si trova nella parte del Venezia Giulia. Oggi andremo infatti a parlare della diatriba che da tanto tempo esiste tra friulani e triestini. Sei pronto? Allora. Sto per fare la guerra fredda, eh. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Lei è di Pordenone? Sì. Lei è l'ex sindaco? Sì, sindaco per tantissimi anni. Voi conoscete qualche triestino? Sì, purtroppo. Purtroppo. Buongiorno, lei conosce qualche triestino? Sì. Quindi ha amici triestini? Sì, sì, sì. Colleghi di lavoro. Ha amici triestini? No. Però mi sono simpatici i triestini. Sono simpatici? Molto. Perché purtroppo? Perché Trieste è una città bellissima, peccato per i triestini. È il modo di dire che abbiamo qua, insomma. Ma secondo voi perché c'è questo modo di dire? Perché Trieste culturalmente non è molto simile al resto del Friuli. C'è un altro approccio alla vita. Che cosa ne pensa dei triestini? Io ho avuto la barca per tanti anni. So che quando ci trovavamo nei vari porti, erano proprio un disastro. È mai stata Trieste? Sì, tante volte, è una bella città. E quindi che cosa pensa dei triestini? Sono simpatici? Beh, per me sì, sono simpatici. Mi piace anche il modo di fare che hanno allegri. Sanno vivere, insomma. Lei conosce qualche triestino? Sì, qualcuno. Sì, non molti. Conosco una brava cameriera, è veramente brava, simpatica. E sta, diciamo così, svolgendo un ottimo lavoro. E che cosa pensa di questa rivalità tra triestini e friulani? Ma io non riesco a capire perché esiste questa rivalità, anzi. Bisognerebbe essere tutti amici. Infatti. Soprattutto perché siamo nella stessa regione, no? Infatti. Vabbè che voi vi ritenete giuliani. Sì, quindi vuoi dire friulano a triestini? Esatto, beh, anche l'opposto, no? Sì, beh, certo, sì, sì. Quindi cosa ne pensa della diatriba tra friulani e triestini? Una roba di altri tempi, bisognerebbe essere un pochino più all'avanguardia europei e non pensare ai campanilismi. Secondo voi la diatriba tra friuli e giuliani esiste ancora, è ancora presente? A livello goliardico sì, penso, a livello concreto. Abbiamo un po' passato il campanilismo nord-sud, quindi anche quello con Trieste penso che sia ormai superato. L'esperienza in barca mi ha abbastanza traumatizzato, dico io. Quando giravo in barca sì, avevo qualche problema, però Trieste è assolutamente è molto cordiale, ho fatto sempre spesso a mangiare, non ho trovato queste grosse difficoltà effettivamente. Poi Trieste è sempre la bellissima città, quando io vado a, come si chiama, Piazza Unità d'Italia. È bellissima. Sempre di sera, poi stupenda la Trieste. Sì. Quindi vi stanno simpatici, dai, vi sono simpatica. Sì. abbiamo studiato entrambi a Trieste. Okay. Per quello conosciamo i triestini. Ok. E quindi ci tornate ogni tanto? Sì. Con piacere, ecco. Sì, assolutamente. Sì, adesso che non studiamo più, sì. Assolutamente sì. Ma lei che cosa ne pensa della diatriba tra friulani e giuliani? Perché c'è questa rivalità? C'è una rivalità, a dire la verità, che parte molto lontano. Lontano perché bisogna andare indietro nella storia dei secoli scorsi e capire come erano strutturate le tre Venezie. C'era la Giulia, c'era la Venezia Eucanea e ovviamente c'era il Veneto e con la Tridentina. Però diciamo pure che con franchezza non c'è mai stata una, chiamiamola pure, identità. Perché Trieste per sua natura e anche per sua collocazione geografica è sempre stata, diciamo così, attratta da chi, come gli austriaci per esempio, che hanno sempre cercato naturalmente di avere un porto sul mare, e questo porto sul mare era rappresentato evidentemente da Trieste, e questo fatto aveva ingenerato una sorta, diciamo, di invidia da parte dei friulani. Ecco, però bisogna dire la verità, ecco, io credo che abbiano fatto bene i legislatori dell'epoca
nell'immediato punto dopo guerra, di unificare questa nostra realtà, di chiamarla Friuli Venezia Giulia. Francesco, vuoi incominciare a parlarci un po' della storia di questa regione? Primi dati che ritroviamo a livello storico su questa regione risalgono all'epoca preromana, quando tutta l'area del nord-est italiano era abitata dalle popolazioni dei Veneti, degli Euganei, dei Carni e degli Istri. Successivamente poi, quando Roma conquistò tutta la penisola italiana e poi Ottaviano Augusto fece l'unificazione anche politica di tutta quella che era l'Italia, includendo anche i territori della Gallia Cisalpina, suddivise poi ovviamente l'Italia in varie regioni e quest'area geografica venne appunto nominata come la Regio Decima Venezia et Istria, regione che comprendeva fondamentalmente tutta quella che era l'area del odierno Triveneto, quindi la odierna Regione Veneto, parte, buona parte anche della regione del Trentino Alto Adige, parte addirittura della Lombardia, si pensi per esempio alla provincia di Brescia, una parte poi anche la Venezia Giulia, quindi città come Trieste, Gorizia, Pola, tutte queste facciamo parte di un'unica regione. Il Friuli poi nasce come entità con l'arrivo dei Longobardi, infatti nel VI secolo d.C., quando i Longobardi calano in Italia, instaurano il loro primo ducato appunto in quest'area. Ducato che ha come capitale la città di Cividale del Friuli, all'epoca Civitas Forum Iuli. Questo nome poi, appunto, di Forum Iuli, che era il nome appunto della capitale, l'odierna Cividale, venne poi esteso a tutta l'area. Così cominciò a comparire appunto in epoca medievale pian piano il nome di Friuli. Questo nome poi divenne importante perché durante poi il periodo invece del Sacro Romano Impero, in quest'area si sviluppò il Patriarcato del Friuli, la famosa Patria del Friuli, la cui festa tra l'altro della fondazione è appunto il 3 aprile. Questa insomma è la storia appunto della regione in cui ci troviamo, sappiamo che poi è passata sotto la Repubblica di Venezia, lì è rimasta poi fino alla caduta della Serenissima fatta da Napoleone, il resto della storia poi penso che sia noto, qui dopo Napoleone passaggio sotto gli austriaci, poi nel 1866 passa definitivamente il Friuli in mano all'Italia. Per quanto riguarda invece la Venezia Giulia, la storia è un po' più diversa, ossia la Venezia Giulia venne poi annessa all'Italia invece dopo la Prima Guerra Mondiale, andando ad annettere quindi quelle che poi erano le province di Gorizia, di Trieste, di Pola e Fiume, quindi tutta quell'area. Si sa poi che dopo gli avvenimenti invece della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia è stata deprivata dei territori appunto della Venezia Giulia che furono ceduti alla Jugoslavia, ovviamente ci furono alcuni territori restanti, quindi si parla delle città di Trieste e di Gorizia, che rimasero però in territorio italiano. Queste città ovviamente avevano bisogno di far parte di una regione e Trieste, in quanto città anche di una certa rilevanza, dato anche il suo essere porto franco e comunque una città di tutto rilievo nell'area, gli è stata concessa la possibilità di continuare ad amministrare una regione, di continuare a essere capoluogo di una regione, quindi fu costituita la regione Friuli Venezia Giulia. Benissimo Francesco, grazie mille per averci spiegato un po' questa regione, è stato veramente un grande piacere. Anche per me è sempre un piacere partecipare nei vostri video, far conoscere queste piccole realtà che sono dei patrimoni ovviamente che dobbiamo costantemente ricordare, mantenere e preservare nel corso del tempo. Assolutamente, grazie a tutti per aver guardato.